Oh, fermi tutti lì dove siete perché qua sta succedendo il putiferio. Fermi tutti lì dove siete. Io mi stavo preparando per la live di questa sera, ma qua Kraus ha deciso di lanciare una bomba di mercato gigantesca. L'avete notata, vero? Prima di iniziare a parlare di questa situazione, l'avete notata. Quanto era bella sta maglia, tra l'altro di Zola, se potete vedere. Ecco, se volete maglie retro come questa, trovate il link sotto in descrizione. E mi raccomando, ce ne sono tantissime, sia del Parma che di altre squadre. Puntate le maglie retro perché sono favolose, fatte veramente benissimo. E avete anche il codice sconto con il link e il codice che vi lascio qua sotto in descrizione. Quindi mi raccomando, ragazzuoli, andateci su e acquistate maglie retro. Importantissimo questa cosa perché altrimenti non si troverebbero da altre parti. Bando alle ciance, torniamo a noi e torniamo quindi al colpaccio di mercato del Parma Calcio, perché ormai è per me è ufficiale. Quando Kraus twitta con quelle sue bandierine, per me è ufficiale, per me la cosa è praticamente ufficiale. Beh, bello sto ciuffo, anni 70 praticamente, parlo John Travolta, sudata incredibile per fare sta cosa, ma comunque, comunque sono sintetiche comunque. Dicevo, quando vedo le bandierine per me è ufficiale. Ha messo le bandierine dell'Argentina e dell'Italia. Già Nicolò Pasta questo pomeriggio mi ha detto: ci sono voci di Franco Vasquez a Collecchio. Io, ma vediamo, speriamo, vediamo. Ho visto il tweet, ho detto: lei è ufficiale, ragazzi. È praticamente ufficiale. Quindi, per me, prima ancora di Sky, prima ancora di qualsiasi altra cosa, è ufficiale che arriva. Appunto, mi stanno telefonando e si è spenta la luce in questo momento, ma va bene così. Che arriva Franco Vasquez. Franco Vasquez, El Mudo, ragazzi, El Mudo sarà un nuovo giocatore del Parma Calcio in Serie B. Cioè, non so se ci stiamo rendendo conto, guarda, mi metto anche a favore di luce. Io non so se ci stiamo rendendo conto, El Mudo e Buffon in Serie B. Cioè, questa è una squadra tra un po' più forte di quella dell'anno scorso. È vero, io non so Vasquez se è in forma o meno. Non ve lo so dire, sinceramente. Posso metterlo qua? Sembra, no, sembra una roba brutta. Ne rimettiamoci qua. Io non so se Vasquez sia in forma o meno, ragazzi. Non ne ho la più pallida idea. Sono sincero, non ho seguito le sue peripezie da quando è andato via da Palermo. Sono sincero, so che ha giocato comunque in Spagna. Ultimamente è stato soprannominato più che il Mudo, l'hombre sempre fermo, perché gioca praticamente da fermo. Però è stato fortemente voluto già da gennaio dalla dirigenza del Parma, perché aveva cercato di prenderlo durante Liverani. Lo sapete che Liverani giocava col trequartista e quindi avevamo cercato Vasquez, che era già praticamente preso a gennaio. Poi con l'arrivo di D'Aversa non se ne è fatto più nulla. E quindi ho sempre detto: peccato, però Vasquez mi sarebbe piaciuto vederlo in maglia crociata. E adesso, con questa cosa che effettivamente parrebbe essere ufficiale, mi sto esaltando tantissimo. Forse più del dovuto, non lo so. Però nel caso, comunque, se Vasquez non dovesse far bene, abbiamo comunque Brunetta. Cioè, io sono tranquillo che sulla tre quarti, almeno quest'anno, possiamo avere i nomi che possono fare la differenza in Serie B. Cioè, Franco Vasquez e Buffon. Franco Vasquez e Buffon. Ditemi una squadra che ha nell'organico Franco Vasquez e Buffon. Cioè, rendiamoci conto, siamo oggettivamente più competitivi dell'anno scorso, già soltanto con questi due nomi. E giochiamo in Serie B, quindi pensate che cosa faremo eventualmente una volta salite in Serie A. Sto già sognando un po' troppo, direi di fermare un attimino gli animi, di tranquillizzarci. E nel caso, se volete argomentare, dirmi la vostra, vi aspetto questa sera alle ore 21 per la diretta di Parma Game Pass, dove assolutamente sarà la prima cosa di cui parleremo, cioè dell'arrivo di Franco Vasquez, che dai, lo possiamo dire, è ufficiale. Io quando vedo le bandierine di Kraus, per me è ufficiale. Quindi, Franco Vasquez, nuovo giocatore del Parma. Io più lo dico e più mi esalto. Quindi, Franco Vasquez, nuovo giocatore del Parma. Franco Vasquez, El Mudo, è un nuovo giocatore del Parma. Chissà se magari giocando bene potrebbe anche riguadagnarsi la nazionale. No, vabbè, forse un po' esagerata la situazione. Però, pensate alla potenza mediatica che ha Kraus. Cioè, questo se in Serie B ha chiamato Buffone Franco Vasquez. Tanta roba. Grazie, presidente. Grazie davvero.